collegati con i trofei Motestate. Siamo sempre qui alle Cremona Circuit per vivere altre due gare piene, ricche e intensissime di lotte ed emozioni, con la 300 e successivamente la 1000 Open, dove avremo tantissimi piloti di grandissimo calibro. La prima fila della 300 è composta da Daniele Galloni, seguito in seconda posizione dal pilota del mondiale Supersport 300 che è venuto qui ad allenarsi, Matteo Vannucci. A chiudere la prima fila c'è Mattia Virone. Per quanto riguarda la 1000 Open, in pole position abbiamo un ex conoscente del moto mondiale, Lorenzo Petrarca, seguito da un'altra grandissima conoscenza, uno special guest che vediamo adesso inquadrato, Luca Salvadori. È pronta per partire la categoria 300, si alza l'ultima asticella per segnare la fila, arriva l'ok dalla bandiera verde, via il marshal con la bandiera rossa e ora diamo la parola ai piloti. Il semaforo è rosso dalla polce del Daniele Galloni e parte adesso la gara della 300, vediamo un buono scatto da parte di Galloni, sembra essere buono anche quello di Stefano Sala, anzi no scusate, di Mattia Virone, che è partito dalla terza posizione, si è subito infilato a cercare di ostacolare il pilota del mondiale Supersport 300 Matteo Vannucci. Siamo qua con Sorrenti invece, partito dalla quarta posizione, rimane in quarta alle spalle di Virone, uno dei protagonisti della scorsa gara a Varano, che ricordiamo si è chiusa con la vittoria di Stefano Sala davanti a Virone. Iotti aveva vinto Cervioni in realtà, ma purtroppo poi è stato squalificato per irregolarità, quindi la classifica è cambiata, ma ora si riparte da zero qui dal Cremona Circuit. Eccolo qui Sala, il numero 14 inquadrato, partito dalla quinta posizione, l'1:45.055 il tempo che l'ha fatto partire dalla metà dello schieramento della seconda fila, e Sala subito prova, ma non è partito benissimo Sala, lo vediamo particolarmente indietro e dovrà ricostruire questa gara. Il leader del campionato della 300 si trovava parecchio indietro Sala, una brutta partenza, mentre invece Galloni e Vannucci scappano subito. Mentre invece qua dietro i gruppi mi sembra si è infilato Sala, è riuscito a passare Stefano Sala, si è infilato alla Cremona prima di mettersi sul rettilineo. Una brutta partenza per Stefano Sala e quindi dovrà ricostruire, come dicevamo prima, la sua gara. Onboard nato con Nicola De Pieri, che affronta adesso il rettilineo del circuito di Cremona, che ricordiamo, se non avete visto le precedenti gare in televisione, e l'ultima configurazione del tracciato di Cremona, le ultime curve sono state ovviamente rimodulate, rifatte per garantire più sicurezza e anche più viabilità, più velocità per i piloti della Superbike, che a fine settembre saranno protagonisti sul tracciato di Cremona nel round ufficiale del mondiale. L'avete visto anche in entrata alla 13, c'è un piccolo dosso dove a un certo punto all'uscita della curva 12 non si vedono i piloti per poi ricomparire, mentre invece qua Sorrenti tallona Virone, va un pelo largo e vediamo se ci sarà la possibilità in questo giro subito per Sorrenti di attaccare e piazzarsi in terza posizione con Virone. Ricordiamo partito terzo, ma la lotta è qua davanti, è qua, sempre qua davanti ovviamente per i piedi del podio, perché Galloni e Vannucci sono già scappati. Vediamo un po' di scia se riesce a prenderla, non sarà facile provare un attacco qui, sarà molto difficile però. È lì Sorrenti, è lì molto vicino. On board, qua non proprio board, scusate, soggettiva, che ci porta su Daniele Galloni, quel set che ricordo un po' il set di Carlos Cecca, che sta andando qua davanti a tutti in questa gara della 300, secondo appuntamento dei trofei Motestate al Cremona Circuit. Il prossimo sarà al circuito di Magione in Umbria, mentre Sala afferrato nella sua rimonta si infila e passa, sta venendo su fortissimo, ha passato Lorenzo Dotti e si è messo in sesta posizione. Grande rimonta per il momento per Stefano Sala, ma Dotti prova a prendere la scia sul rettilineo e riprovare un attacco e si affianca, vediamo, riesce a prendere tutta la scia Dotti e si mette dentro, deve ricostruire tutto Stefano Sala quindi per provare a ripassare il pilota numero 8 che gli ha restituito subito il favore, non vuole essere assolutamente da meno. Vediamo i nuovi passaggi sul traguardo in questo momento con un buon giro da parte di Galloni, seguito da Vannucci, che ovviamente anche lui, lo ricordiamo, pilota del mondiale Supersport 300, è comunque in allenamento. Siamo con Manuel Puzzo che chiude sul traguardo in 1:47.438 e adesso aspettiamo anche i futuri passaggi per vedere quale sarà il suo ritmo. Mentre invece là dietro 1:41.2, là davanti scusate 1:42 per Galloni, un buonissimo passaggio sul traguardo, e andiamo con
Sorrenti che si è liberato di Virone, non vediamo nessuno davanti a lui, e si è liberato così, buono per Sorrenti che ha girato in 44-7 l'ultimo passaggio sul traguardo, 42-3 per Vannucci, il numero 91 che in questo momento è inquadrato, sponsor Pata per il pilota del mondiale. Gara che per il momento sembra essere un po' così, con gruppi sgranati qua davanti, ma forse là dietro potremmo avere un po' di lotte, perché mi sembravano essere abbastanza vicini i piloti. Infatti c'è un terzetto là dietro che dovrebbe essere composto da Sorrenti, che è il leader di quel gruppettino, e poi se la regia ci porterebbe su quel gruppettino, eccolo qua, no, questo è Sala dietro ad Otti, che ha davanti alcuni piloti, che è il terzetto che dicevamo prima, e quindi si può formare un quintetto, quindi potrebbe diventare una bella gara. Sala di nuovo in scia ad Otti, non è riuscito Sala a riproporre il sorpasso che ha subito in precedenza, lo rifarà adesso, quindi probabilmente si mette tutta la scia, la prende tutta, replica il sorpasso che gli ha fatto prima ad Otti, e in sicurezza lo passa anche prima di staccare, probabilmente stacca forte Stefano Sala, si mette dentro, non l'ha passato totalmente nel rettilineo, ma si mette dentro e passa Stefano Sala alla caccia del terzetto del podio. In sesta posizione adesso Stefano Sala, che vorrà, come dicevamo prima, andare a puntare il podio. Ultimi giri intanto di questa gara della 300, nuovo passaggio sul traguardo per Galloni, che chiude in 41-1, è il suo miglior giro, anzi non è per un millesimo, non è suo. Attenzione intanto qua all'esterno, Sorrenti di Sala si è messo lì, e non abbiamo visto bene se Sala era all'interno, si è staccato forte, se Sorrenti gli ha restituito una gran staccata in faccia, ma c'è un gran quartetto qua in lotta per il podio, e la scia adesso di Sala sempre lì, costretto a prendere scie e fatica a star davanti. Vediamo già se in curva 1 avrà la possibilità, sembra essere un po' lontanine, quindi non avrebbe avuto la possibilità, ci sarebbe voluto un pazzo lì per entrare, così anche in una curva 1 abbastanza veloce e rapida. Numero 91 sempre Matteo Vannucci inquadrato, 42-5 il suo ultimo passaggio. Sorrenti che punta lì Christopher Iotti, un altro dei protagonisti della gara di Varano. Non sembra essere possibile un attacco qua dentro, e va, e andiamo verso questo piccolo rettilinetto. Là davanti tutti questo gruppettino c'è Virone, probabilmente perché ovviamente è la stessa livrea, praticamente quasi uguale a quella di Sala, ma sale più indietro. Davanti c'è Virone, partito terzo, per il momento terzo, eccolo qua la telecamera che stacca, c'è un quartetto, si volta, e allora Sala potrebbe provare l'attacco, non riesce ad attaccare Sorrenti, ma è un bel quartetto in lotta per il podio, che per questi ultimi giri ci regaleranno emozioni sicuramente. Un po' staccati qua, sì, sono un pelo staccati Sala e Sorrenti da Iotti e Virone. L'attacco di Sala, ma non lo fa perché c'ha ovviamente la possibilità di andare a prendere la scena in rettilineo. Siamo con De Pieri intanto on board, andiamo a vedere i suoi ultimi giri. 54-4 per lui, 54-2 inizia il penultimo giro per Galloni, 41-0 per Galloni, giro più veloce della gara e giro ovviamente miglior suo personale, aveva fatto un 41-1. E qua ritorniamo qua perché sono arrivati, si infila dentro, no, non va l'attacco di Sala, che è riuscito a passare Sorrenti in fondo a rettilineo, e si sono riagganciati con Iotti e Virone, è un bel quartetto in lotta per il podio, arriveranno sicuramente insieme in volata, in bagarre, perché sono qua insieme pronti negli ultimi giri. I protagonisti della gara di Varano sono qui di nuovo in lotta loro per il campionato, che bello, che bella gara che stiamo vedendo qua in lotta per il podio. Odio. Ci prova Sorrenti, ci prova, è vicino, ma è difficilissimo provare un attacco qui. Ma Sala dovrà sì provare a studiare gli attacchi per i piloti davanti, ma dovrà stare attento anche alle spalle e i giochi di scie. Qua sembra un po' anche la Moto3. Attenzione, rischiano il contatto incredibile. Che rischio per Sala e Sorrenti, mamma mia, è qua. È veramente, ha provato l'entrata Sorrenti, ma hanno rischiato veramente il botto. Tocca, pizzica un po' la riga bianca al numero 68. E dicevamo che il gioco di scia adesso sarà veramente fondamentale. Lo vedremo sicuramente nel rettilineo sia del traguardo, ma anche nel rettilineo che precede il traguardo, che porta verso la 11, la 12 e la 13, che stanno per affrontare in questi ultimi chilometri. Siamo di nuovo con Manuel Puzzo, che andiamo a vedere i suoi ultimi passaggi in 49-7, due giri fa 49-2, ha alzato un pelo il ritmo, rimane sempre il suo giro veloce, il 47-4 fatto registrare nei primi giri, si sta portando anche lui verso gli ultimi chilometri che sta per fare Daniele Galloni.
41-3 sull'ultimo passaggio. Girate decimi più forti rispetto al giro precedente. Ma andiamo qua, andiamo qua in lotta per il podio. Tutti in gioco di scia. Sembra davvero la moto 3. Sale in scia Virone insieme a Soretti. Soretti passa all'esterno, stacca fortissimo Virone, che staccata alla 11. Andrà un pelo largo e vediamo se Iotti sarà in grado di incrociare. La prepara Sala, che si mette all'interno e passa Stefano Sala, passa Coppi. Un gran sorpasso su Christopher Iotti, con Soretti là dietro a guardare. Che lotta per il podio. E tutto in scia allora di nuovo Christopher Iotti. Vediamo se in curva 1 sarà molto difficile. Lo dicevamo prima che la curva 1 è un posto difficile dove attaccare veloce, rapida. E vediamo se questo andrà a vantaggio di Virone, che potrebbe aver preso qualche metro all'esterno. Soretti prova a preparare, andrà un pelo largo qua Iotti. Infatti Sorrenti si può provare a mettere all'interno e lo fa, attacca dentro. Soretti passa. E peccato per Iotti, che in pochi metri ha perso un po' di posizione. Si trova in fondo al gruppettino di questa lotta per la medaglia di bronzo, mentre invece affronta gli ultimi metri Daniele Galloni, leader incontrastato, partito primo e andrà a concludere primo. Volano un po' di scintille lì nei piloti doppiati all'entrata della Cremona. Siamo con Sorrenti per vivere queste ultime curve di questa gara incredibile, vediamo. Mentre intanto lo vediamo qua sotto dalla nostra postazione, si è fermato Matteo Vannucci come da programmi, quindi non arriverà sul podio, ma si è fermato come da programmi. Ovviamente nessun problema, è tutto programmato, la sua fermata ai box, quindi avremo posizioni in più per Virone, Sorrenti e Iotti. E arrivano le ultime curve, l'ultima alla fronte adesso Daniele Galloni, che vince questa gara della 300, bandiera a scacchi, vince così Galloni in solitaria. Vediamo là dietro, arrivano i doppiati, vogliamo vedere come finisce la gara là dietro. Vediamo il quartetto che ci ha regalato una grandissima gara, li aspettiamo sul traguardo. Non arrivano segnali dalla regia, quindi li aspetteremo qua sul traguardo. La bandiera a scacchi, ultimi ritocchini prima del via della categoria 1000 Open. Aspettiamo l'ok da parte dei commissari. Arriva lo sventolamento della bandiera verde dal fondo dello schieramento, via anche la bandiera rossa. Ora, ridiamo parole ai piloti. Il semaforo è rosso, che si spegne in questo momento. Si impenna un pochino la moto di Lobartolo. Un buono scatto da parte di Lorenzo Petrarca. Bene anche quello di Salvadori, mi sembra di aver visto. E vediamo in curva 1 con Petrarca che va a girare davanti a tutti, con Salvadori subito alle sue spalle. Poi Alvaro Diaz lì in terza posizione. Piloti un po' larghi qua all'ingresso di curva 2. Ah, c'è una caduta! C'è una caduta, caduta di Borgazzi. Peccato, peccato. Alessandro Borgazzi, numero 11, si è esteso in curva 2, deve dire addio subito alla gara di questa 1000 Open al Cremona Circuit. Un vero peccato per il numero 11, partiva dall'undicesima posizione, anche un peccato, poteva sperare una rimonta. Mentre qua intanto on board con Luca Salvadori, che è subito alle spalle di Lorenzo Petrarca. Vediamo se ha la possibilità di farsi subito vedere con la sua Ducati V4S, dietro al pilota numero 77, il pullman di questa gara che abbiamo visto in queste qualifiche. Subito lì appena dietro anche lì c'è Alvaro Diaz, che ha girato in 33.3, il tempo che gli ha fatto valere la terza posizione per partire dietro a Petrarca e Salvadori in questa gara della 1000 Open. Si prova a fare insidioso Salvadori, vediamo se avrà la possibilità adesso di prendere la scia nel rettilineo per poi andare nelle ultime curve e tentare un attacco sul pullman. E qua intanto i piloti che affrontano la Cremona li vediamo un po' tutti a fronte nel rettilineo. E siamo on board con Salvadori, che non ha preso la scia effettivamente abbastanza bene per poter affondare un attacco. E arriviamo verso la conclusione di questo primo giro, soggettiva che ci porta anche con Salvadori, che ci fa vedere il suo bel casco. E andiamo sul rettilineo del traguardo, dove andremo a vedere anche tra poco i primi tempi monitorati. Ma intanto i primi tre hanno praticamente fatto il vuoto, con Salvadori che si fa sempre l'insidioso. Andiamo on board con Massimiliano Palladino, che è partito dalla ottava posizione, si trova in questo gruppettino intorno comunque che lo può portare verso la quinta posizione, quindi è lì il numero 35. E qua siamo tornati davanti, sempre la situazione non cambia, sempre situazioni invariate. Andiamo on board adesso con Lobartolo, che è partito dalla quarta posizione, ha avuto uno scatto dove un po' si è impennata la sua moto. Alle sue spalle c'è Pasquale Moggio, che è partito decimo, e Lobartolo dovrà stare attento adesso perché Moggio potrà provare, lo stava lì tallonando, era lì abbastanza vicino. Vediamo se ci sarà una possibilità di lotta, mentre perde qualche decimino intanto Salvadori da Lorenzo Petrarca, dove stanno per affrontare adesso la curva Cremona, questo tornantino abbastanza lungo che mette sul rettilineo
Si rifà sotto un po' Salvatore in percorrenza, gli si è fatta abbastanza sotto qua e vediamo adesso se la scia lo potrà aiutare, vediamo se magari avremo un board a disposizione, eccolo qua, e poi andiamo a vedere i primi tempi monitorati. Va forte però la moto di Petrarca sul rettilineo e con Salvatore che fatica a stargli proprio attaccato. Andiamo un po', alziamo un po' i giri, alziamo un po' il volume a sentire Salvatore. Arrivano sull'ultima curva. Adesso sgondola un po', sbacchetta un po' Alvaro Diaz in uscita sul traguardo. Andiamo a vedere i primi, questi tempi sul traguardo. Siamo a metà gara in questo momento con il vuoto fatto da Petrarca Salvadori su Alvaro Diaz. Andiamo a vedere un po' gli ultimi tempi sul traguardo. Sempre on board con Salvadori, che ha girato lo scorso giro in 33.0. Il giro prima ha fatto 32.698, il giro più veloce della sua gara, il giro migliore, migliore personale. Invece Petrarca ha girato in 33.0 e 32.7 due giri prima, quindi girano praticamente uguale. I due piloti sono sempre lì. Andiamo con Lobartoli invece. Lui quanto ha fatto Lobartoli? Andiamo subito a ripescare. Ha fatto 36.8, ovviamente giri più lenti rispetto ai primi due là davanti. Dietro Lobartoli abbiamo visto un bel, diciamo, gruppettino di piloti. Giachino, Galante, Costantino e Palladino sono lì insieme. Mentre intanto torniamo on board con Salvadori, che ricordiamo pilota è molto rinomato, ovviamente lo conosciamo sicuramente anche per i suoi contenuti che crea sui social, il content creator, pilota più content creator. Abbiamo sempre conosciuto Luca Salvadori come pilota sostanzialmente, che poi la sua carriera si è spostata anche nel mondo dei social, tra YouTube, Instagram e TikTok. Vanta più di 500.000 follower, iscritti scusate, su YouTube, mentre invece qua siamo un po' nelle, non nelle retrovie, ma siamo con Costantino, Palladino, Galante. Siamo qua insieme con Lobartolo. C'è una bella lotta qui che può valere la terza posizione. C'è una bella lotta, ci siamo qua per la quarta posizione con Alvaro Diaz in terza posizione. Vediamo passaggi sul traguardo. Vediamo con Petrarca che gira ancora in 33.0. Salvadori fa 33.0 anche lui, girano praticamente uguali. E dicevamo che siamo qua adesso, scusate, siamo qua con Paolo Cristini sul traguardo, il numero 8 che si trova in terza in quarta posizione, scusate, che sta per passare adesso sul traguardo. E vediamo qua, guarda che bel gruppettino di... Tanto è l'attacco, si infila dentro e passa, si è messo dentro con Palladino che intanto sta un po' più a guardare qua in fondo. Un bel attacco e una bella lotta fra Galante, Costantino, poi Giachino, sono tutti lì insieme con Palladino qua che sempre dall'onboard è un po' più attardato. Dovrà stare un po' più a rincorrere. E siamo qua con il leader della gara, Lorenzo Petrarca, vecchia conoscenza del moto mondiale. I più esperti magari se lo ricorderanno, nel moto mondiale una stagione intera fatta in Moto3 in sella alla Mahindra nel 2016. Quell'anno con la Mahindra ricordiamo tanti piloti molto interessanti che rivediamo oggi nel moto mondiale. Non vi dico dove, ve lo dico, dai, in MotoGP parliamo di piloti che hanno corso con la Mahindra insieme a Lorenzo Petrarca nel mondiale Moto3 quell'anno, come Pecco Bagnaia, Jorge Martin. Nel 2016 ci ricorderemo la vittoria di Pecco Bagnaia sulla Mahindra ad Assen, proprio quell'anno lì anche c'era anche Lorenzo Petrarca in quel contesto, poi ha corso anche nel CIV Moto3. E quell'intanto qua siamo con Palladino che è alle spalle di Lobartolo. E nuovo passaggio sul traguardo, mancano pochi giri. Vediamo ancora i passaggi sul traguardo di Petrarca che chiude in 33.3. Alza un po' il ritmo Petrarca, vediamo cosa fa Salvadori. 33.5 per Salvadori, anche qua i tempi sono un po' alzati. Luca Salvadori intanto, abbiamo qualche problemino qua, ma vediamo che Luca Salvadori, ricordiamo, stavamo un po' dicendo prima, lo vedremo protagonista nel inquadrato in questo momento, lo stiamo vedendo protagonista qui, lo vedremo protagonista nel National Trophy 1000 ovviamente, nel CIV. Mentre intanto Lobartolo prova a farsi sotto, prova ad insidiarsi ma non riesce a portare un attacco in curva 1, che sappiamo essere una curva non facilissima, ci vuole il pelo per passare lì. Sempre questo gruppettino qua va un pelo largo, intanto vediamo se si avvicina un po' lì Lobartolo per provare un attacco, vediamo se in questo giro ce la farà. Luca Salvadori, stavamo dicendo che lo vedremo protagonista, sì, nel National Trophy 1000, dove ha vinto la gara, la prima gara a Misano. Lo rivedremo protagonista poi anche nelle gare su strada, nel CIVS, non CIV ma CIVS con la S finale, poi nell'International Road Racing. È inquadrato in questo momento, arriva, sta affrontando le curve che lo porteranno poi verso
il rettilineo che si trova opposto al traguardo. Giampaolo Cristini, che andiamo a vedere un po' i tempi di Cristini, come ha girato Cristini gli ultimi tempi, andiamolo a recuperare. 36.1 e 36.0 gli ultimi passaggi di Cristini, molto bene. 35.5 è il suo miglior passaggio che ha fatto registrare in questa gara, l'ha fatto al terzo giro, e siamo nelle ultime tornate ovviamente di questa gara della 1000 Open. Sempre Petrarca davanti a tutti, ormai ha fatto il vuoto su Salvadori, tre giri alla conclusione e quindi siamo pronti per, diciamo, ormai parlare di questo assolo di Lorenzo Petrarca davanti a Luca Salvadori. Alvaro Diaz sempre lì in terza posizione, mentre invece Lo Bartolo invece è qua dietro, tallonato sempre da Giacchino, poi ci sono Galante, Costantino, Palladino, sono tutti lì insieme. Un po' più avanti troviamo Cristini invece, ma Lo Bartolo che ha un po' di vantaggio, riesce a non farsi comunque risucchiare dalla scia e tenere un po' di vantaggio importante per mantenere questa sua quarta posizione in questo, anzi quinta posizione in questo momento, scusate, regia che ci riporta sempre sui primi, con Alvaro Diaz che vediamo se avrà una possibilità, se ha qualcosa in mente, se cucina qualcosa nella sua mente per provare a repunzecchiare, a andare a provare a risucchiare qualche decimo a Luca Salvadori. E siamo on board adesso con Cristini, solitario Paolo Cristini in quarta posizione, i primi tre sono qua inquadrati, Petrarca e via, Salvadori anche lui ha un buon vantaggio su Alvaro Diaz, il numero 27, qua con Palladino, sempre un po' più attardato, ce lo ricordiamo Massimiliano Palladino, le lotte che ha fatto insieme ad Alberto Fontana, Alberto Nasca, nella risata Attack 1000, ce lo ricordiamo Massimiliano Palladino, un osso duro sicuramente che nel corso degli anni poi ha cambiato categoria, si è spostato nella 1000 Open, non è comunque una prestazione comunque questa qui molto importante, si trova comunque in top 10, mentre invece là in fondo va in corsia box, è Luca Salvadori che non è che si ritira per qualche problema, ma da come da programmi si ferma ai box, la sua gara finisce qui, nessun problema tecnico, tutto come da programmi, la gara in questo momento affronta le ultime tornate, gli ultimi chilometri, andiamo a recuperare sempre qui Lo Bartoli in on board, ma che comunque ha un buon vantaggio su Giacchino, Galante, Costantino e poi Palladino che era un po' più staccato di qualche secondo, un secondo e mezzo, anzi forse ormai da qua ad occhio in on board affrontando le ultime curve sono due, sembra essere ormai tutto consolidato per questa gara della 1000 Open che al primo round di Varano ha visto la vittoria di Lorenzo Vock, purtroppo che non è presente in questa gara per una frattura alla tibia al malleolo rimediata purtroppo durante il suo round della Pirelli Cup, un vero peccato. Lorenzo Vock che comunque ha girato nelle prove qui, però purtroppo i medici non gli hanno consentito di gareggiare, l'hanno dichiarato unfit, lui ha cercato in tutti i modi di correre, purtroppo come sappiamo essere i veri motociclisti che ci provano sempre fino all'ultimo, dettata dalla passione, dalla voglia di correre, purtroppo i medici gli hanno dato l'unfit e sarà uno zero anche un po' pesante per il campionato per lui, ma auguriamo una pronta guarigione a Lorenzo Vock che ci ha provato ma purtroppo non è stato protagonista di questa gara. Vock che aveva fatto sia la pole che la vittoria della gara nel primo round a Varano. E siamo qua con Lo Bartolo, le sue spalle Giacchino e Galante che sono insieme, sono abbastanza più vicini, ma non anche lì sembra esserci una poca possibilità di lotta, tutto sempre come dicevamo prima molto frizzato, consolidato, fermo. Affrontiamo il rettilineo con Lo Bartolo mentre è iniziato l'ultimo giro per Lorenzo Petrarca, se ancora non è passato sul traguardo, ma dovrebbe essere passato perché il distacco comunque sono più di 30 secondi il distacco che ha Lo Bartolo da Lorenzo Petrarca che è lì solo davanti a tutti. Fulvio Rizzi inquadrato in questo momento, affronta anche lui queste prime curve del tracciato di Cremona. Fulvio Rizzi che ha girato il suo ultimo giro in 39.7 e inizia, eccolo qui, l'ultimo giro per questi piloti che stanno passando sul traguardo. Ci sono Cristini, ci sono Lo Bartolo, ci sono Giacchino, ci sono Costantino, ci sono poi Palladino e intanto sta affrontando, eccolo qua, le ultime curve, il leader di questa gara Lorenzo Petrarca che sta volando verso una buonissima gara in solitaria. Andiamo a ripercorrere un po' i suoi ultimi giri in 33.9, 32.9, aveva fatto tre giri fa, ha alzato ovviamente il ritmo ma in completa solitaria il pilota numero 77 che arriva sul rettilineo opposto al rettilineo del traguardo per poi affrontare la 11, la 12 e la 13 che le sta affrontando adesso Palladino sembrava essere all'entrata delle ultime curve, infatti mi sembrava un po' strano perché comunque sia a 30 secondi di ritardo Palladino da Petrarca, ma non poteva essere così indietro, queste sono le prime curve del tracciato di Cremona, my fault, errore mio, ma
una piccola svista, sta per affrontare anche Palladino gli ultimi metri, anzi gli ultimi chilometri di questa gara, ma Lorenzo Petrarca c'è e va a vincere, c'è, lo diciamo alla Guido Meda, va a vincere questa gara della 1000 Open, lo fa davanti ad Alvaro Diaz e poi Giampaolo Cristini, bella gara.